Sì, ma sempre di pop si tratta, capito? Perché comunque i tempi moderni vogliono, anche qua sembra anni 90 erano, quindi gli anni 90 sempre merda produceva, però già scendendo agli anni 80 in Inghilterra c'era musica buona, dai Queen, dai Air Straits ad altri gruppi buoni degli anni 80. In Italia invece sempre la merda più totale, come sempre, come negli anni 70. Come negli anni 60, in Italia c'è sempre la merda, in Inghilterra sempre la musica d'élite. Poi è normale che escono sempre i gruppetti dei ragazzi e delle ragazzine, ma alla fine quello che dico io è che in Italia sono tutti ignoranti, quasi tutti ignoranti, per forza vanno dietro, negli anni 90 andavano dietro agli 883, oggi vanno dietro ad Alessandra Amoroso, c'è che non la conosce oggi Alessandra Amoroso, che da merda, capito? Se invece fosse una nazione un poco più competente in musica e non fosse legata sempre alla musica orecchiabile che deriva sempre da questo retaggio sempre della musica napoletana, quindi della melodia, perché noi siamo un paese legato alla musica napoletana, non c'è niente da fare, quelle sono le nostre origini, quindi molto melodica, molto orecchiabile. Ecco perché il pop come Rita Pavone negli anni 60, o che cazzo ne so, qualche altra merda negli anni 70, negli anni 80 poi non ne parliamo, negli anni 90 gli 883, ma non solo loro, un sacco di altre merde uscirono. Un sacco di altre merde. Invece in Inghilterra, a parte quei pochi così gruppi di merda, il resto sono tutti buoni. Pure in Italia uscirono i Finley, che erano l'imitazione dei Take That americani. Cioè, per dirti, l'Italia si è abbassata ancora di più. Questo è da dimostrare che siamo un paese di merda, perché se fossimo un pochino più colti in musica, col cazzo Max Pezzali e tutta Alessandra Amoroso, la Pausini, tutti Ligabue. Ah, vabbè, Ligabue si può salvare il primo album, il resto lo puoi buttare. Ma io ti metto tutti i cantanti italiani, a parte quei pochi come De André, Pino Daniele, quelli veramente che hanno fatto musica dei riture, sono tutte merda. Invece al contrario, in Inghilterra la maggior parte sono buoni e pochi sono le merde, capì? Perché noi siamo sempre il paese degli ignoranti in tutto. We don't need no thought control.